Amici di motorsport.com, ciao a tutti, lo avevamo promesso, abbiamo avuto una prima chiacchierata, una prima puntata con Dr. Formula 1, vale a dire Riccardo Ceccarelli, e siamo nuovamente collegati con Formula Medicine per iniziare una seconda puntata di questa rubrica dedicata al mondo della Formula 1 vissuto da un dottore che la vive da 30 anni. Ciao Riccardo! Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, qual è il tema che vogliamo toccare questa settimana? Nella scorsa abbiamo toccato un aspetto un po' più psicologico di un inizio di stagione. Qui invece, qual è il tema che vuoi sviscerare? Ma questa volta mi sposterei sull'aspetto fisico, sull'allenamento, e mi piacerebbe spiegare un po' come, visto che hai fatto riferimento ai 30 anni di attività, come è cambiato l'allenamento di un pilota da quando ho avuto la fortuna di iniziare questo tipo di lavoro ad oggi, perché ci sono stati veramente tanti cambiamenti, Franco. Ecco, riallacciandoci un po' al passato, la visione del pilota era l'uomo coraggioso, il cavaliere del rischio, che però poi aveva una vita abbastanza non da atleta, piuttosto dissoluta, mi verrebbe da dire. Se guardiamo un esempio come James Hunt, belle donne, bere, sigarette, poco allenamento. Sì, in effetti a quei tempi, anch'io quando da ragazzino seguivo un po', leggevo sui giornali e seguivo questo sport, la visione, l'idea era questa, era un'idea molto romantica di gente che viveva un po' un'avventura e nessuno stava a guardare se erano professionali o meno nel prepararsi, anzi, quanto più apparivano un po' così naif nel loro stile di vita, quanto più erano eroi. Oggi è diametralmente opposto, oggi il pilota... Ecco, possiamo forse dire che Niki Lauda un po'... dato un senso del cambiamento nell'approccio alla professione del pilota negli anni 70. Forse sì, io mi ricordo la prima volta che ho sentito accostare un preparatore atletico a un pilota era proprio Lauda, poi credo che magari l'intensità degli allenamenti non fosse quella di oggi, anzi ne sono sicuro, però forse Niki Lauda è stato un po' il precursore. E poi, secondo me, gli eredi di questa mentalità sono stati Senna e Prost, prima di tutti. Ti ricordi, Franco, la curva dell'Estoril? Altro che. Curvone lunghissimo, nel quale la sollecitazione dei piloti era enorme. C'era chi faceva veramente fatica a concluderlo, quel curvone. Eh sì, durava 6 secondi ed erano quasi 4G continui, quindi più di 20 kg sul collo. E poi, ti ricordi, non c'erano i poggia testa, perciò il collo andava veramente fuori dall'abitacolo e il pilota non riusciva più a vedere l'uscita della curva. Mi ricordo, il collo era l'incubo di tanti piloti, mettevano i laccetti addirittura. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che non si allenavano se dovevano mettere i laccetti per bloccare la testa. Qualche pilota cominciò a capire che si poteva allenare, ma facevano un errore. Si allenavano col peso. Ma il peso... è traumatico perché devi dare un colpo iniziale forte che si scarica sulle cervicali e poi il resto del movimento è d'inerzia, ma la curva è diversa, la curva è il contrario, l'ingresso è leggero ed è pesante l'apice, quindi noi non seguimmo questa moda e passammo direttamente agli elastici, dove c'è di nuovo Simone che vi farà vedere. Con l'elastico noi riuscivamo a simulare la curva, cioè ingresso curva, l'elastico leggero, apice della curva, l'elastico fa un grosso sforzo e poi uscita di curva di nuovo si alleggerisce. Quindi l'elastico fu la maniera per riuscire ad allenare in maniera fisiologica il collo dei piloti. A questo poi ci potevamo aggiungere anche il lavoro sulla spalla. Ecco che quindi con questo sistema noi allenavamo i piloti in grado di reggere tutti i G, tutti gli sforzi, anche quando le macchine erano piccole e senza idroguida. Grazie, grazie Simone, grazie Jacopo. Guarda, questa credo che sia la dimostrazione fantastica che rende veramente chiaro il concetto che stai esprimendo e questo è un merito che ti deve essere riconosciuto, caro Riccardo, perché non è così automatico riuscire a trasferire quello che è la necessità di una preparazione finalizzata all'uso del proprio fisico all'interno di un abitacolo di Formula 1. Ma questo ci dice, Franco, che a quei tempi
il pilota effettivamente era quella fase di transizione tra i tempi che hai detto te di James Hunt e i tempi moderni. Il pilota sentiva l'esigenza di fare qualcosa, ma non sapeva esattamente cosa fare. Non c'era dietro uno studio, non c'erano persone competenti dentro il paddock. E questo per me fu un motivo di stimolo a studiare. Infatti cominciamo ad andare in palestra, cominciamo a portare i piloti in palestra e i piloti erano migliorati, ma c'era un ma. Era necessario, ma non sufficiente. Infatti, cosa notammo poi? Mettendo i cardiofrequenzimetri, notai che le frequenze potevano essere anche superiori, di media, superiori ai 180 battiti per quasi 2 ore. Una cosa che io non mi sarei mai aspettato. Quindi, guarda, io ti do un esempio banale. Io, come tu sai, correvo in turismo a livello nazionale e ho corso una gara con il cardiofrequenzimetro e ho avuto un picco per un contatto fino a 203, cioè un numero molto molto elevato. Esatto, è pazzesco, cioè negli altri sport dei picchi così elevati, ma soprattutto anche poi protratti nel tempo, non ci sono. Poi nelle macchine a turismo, quelle che guidavi te, c'è anche il caldo, la problematica del caldo, e il cuore è un muscolo come il bicipite, il cuore deve fare un lavoro, fa uno sforzo e deve nutrire tutti gli organi di cui ne hanno bisogno in quel momento, che sono, nel caso delle macchine, delle corse, il cervello, l'apparato muscolare, che come abbiamo visto è sollecitato, ma soprattutto anche l'apparato cutaneo, perché poi il caldo necessita di termodispersione e il nostro radiatore è la pelle, quindi il sangue deve andare anche alla pelle. Perciò figurati, abbiamo 5 litri di sangue che non bastano e tutti i distretti li richiedono e il cuore deve accontentare tutti. Ti faccio una parentesi, Riccardo, perché ho avuto il privilegio di seguire Alessandro Zanardi nella vittoria con la BMW nel campionato italiano GT, quando è rientrato facendo una prestazione strepitosa. Anzi, facciamo gli auguri di una pronta guarigione ad Alex. Assolutamente. E nel dopogara mi raccontò e mi colpì questa cosa dicendomi: Franco, io ero sempre abituato ad avere una sudorazione di un certo tipo perché avevo le gambe, che erano il mio radiatore. Io adesso mi trovo in una condizione dove ho un radiatore molto più piccolo e quindi devo imparare a gestire le mie capacità in un abitacolo chiuso, esattamente quello che tu stavi dicendo in questo momento. Sì, questo, Franco, lo considerano in pochi il sequestro di sangue cutaneo di un pilota. E questo è molto molto importante ed è quello che può far decadere le performance quando il clima è molto caldo, soprattutto con le macchine chiuse. Perciò ci sono anche lì diversi accorgimenti che vengono messi in atto per prevenire queste problematiche. Però, come ti dicevo, io avevo trovato un ambiente che non era preparato, non era pronto a questi ragionamenti, a questi discorsi. E infatti a un certo punto io cominciai a suggerire ai piloti di andare in bicicletta. Qualcuno andava a correre. Se ti ricordi, a quei tempi le fotografie di piloti che correvano a piedi erano abbastanza frequenti. Io ce n'ho una che corriamo sulla spiaggia con Senna, Gugelmin e Pierluigi Martini. L'allenamento, quelli che si allenavano di più andavano un po' a correre, ma non basta, serviva la bicicletta, servivano ore sulla bicicletta per creare un muscolo cardiaco forte e potente da poter sopperire durante tutta una gara. All'inizio non fu facile, perché un pilota che sta seduto, dirgli che deve fare tanta bicicletta non era un concetto che suonava molto corretto. Ora invece io vedo che tutti, dai piloti di moto ai piloti di auto, sono tutti molto ben allenati sulla bicicletta. L'ultimo esempio l'abbiamo avuto con Fernando Alonso, che, poveretto lui, ha patito un incidente stradale in Svizzera prima di iniziare la stagione, ma mi è sembrato che abbia ripreso un'eccellente forma fisica nonostante gli anta che ha ormai toccato. L'altra cosa che hai detto molto interessante è Interlagos senso antiorario. Andiamo la prossima settimana a Imola senso antiorario, quindi i piloti si devono ricordare che c'è un'attività per cui l'uso dei muscoli è diverso rispetto agli altri tracciati. Si deve fare qualcosa di specifico, Riccardo?
Ma negli allenamenti, allora, un allenamento fisico, i miei preparatori insegnano sempre ai piloti che un allenamento fisico deve essere bilanciato, non può essere in funzione della pista oraria o antioraria. Quindi il preparatore che ci ha fatto vedere prima il lavoro non va fatto solo da una parte del collo, ma è bilaterale per avere poi un giusto bilanciamento. Assolutamente, i carichi sono uguali, destra e sinistra, ma poi lavoriamo anche sul frontale, sulla flessione, sull'estensione e lavoriamo anche nelle direzioni oblique. Quindi noi facciamo una stella per potenziare tutti i muscoli del collo in ogni direzione in maniera simmetrica, anche perché se non lavori in maniera simmetrica puoi creare anche degli squilibri, delle disfunzioni. Quindi il lavoro deve essere simmetrico, assolutamente. Perciò per noi orario, antiorario, non cambia niente. Soltanto se un pilota non ha questa concezione, questa cognizione, o perlomeno i suoi preparatori, si troverà in difficoltà. Ma questo è un errore, sarebbe un errore da penna rossa, che oggi per fortuna secondo me non esistono più. Io vedo molta professionalità adesso sugli aspetti dell'allenamento fisico. Va bene, io credo che abbiamo toccato un tema molto molto interessante. Diamo appuntamento ai nostri amici ascoltatori al prossimo mercoledì, fissa ormai la rubrica a metà settimana che ci permette di guardare indietro rispetto a quello che è successo nel Gran Premio precedente e magari appunto, come stiamo facendo, dare uno sguardo a quello che arriverà più avanti. Riccardo, grazie della disponibilità, grazie per aver messo a disposizione i tuoi preparatori di Formula Medicine per renderci in modo molto eloquente e visivo quello che è un concetto che tu hai sviluppato in 30 anni di storia. Grazie, grazie a voi e ci vediamo allora settimana prossima, Franco. Ok, ciao a tutti, grazie.